piano qua. Asti. Francesca. Paparazzo, la somma di condizioni da fare. La catena la conoscono solo lui, ma solo il non siamo all'altezza da foto. Ah sì, si viene da chiesa. Attenzione, attenzione! A momento di questa strada partirà il venerato simulacro di Santa Venera. Fedeli, onoriamo la Santa Patrona.
Dio dello Spirito Santo. Fate passare il sito. Fratelli carissimi, celebrando in letizia l'incontro con Santa Venera Vergine Martire, eleviamo la nostra ardente supplica a Dio fonte di ogni santità, che per Cristo suo Figlio e nel suo Spirito ci ha benedetti con ogni benedizione. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore, per la Chiesa, corpo del suo Cristo, perché lo Spirito Santo la arricchisca di doni e in essa tutti riconduca a una reciproca e vicendevole amore. Preghiamo per la nostra città, perché sappiamo rinnegare il male che la deturba, impegnarci in opere che la migliorino e rinnovarci secondo il suo progetto di vita. Preghiamo per quanti sono nell'angoscia, nell'emarginazione, nella solitudine, nell'abbandono, nella malattia, nella miseria, per quanti soffrono nel corpo e nello spirito, perché si rende in tutti la beatitudine promessa. Preghiamo nella carità. Preghiamo, o Signore, esulta la tua Chiesa nella solennità gloriosa della beata Venera Vergine Martire, che proclama con il nome e con il sangue la passione e la risurrezione del tuo sposo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Mettiamolo tu! Se lo Santa Venera! Un applauso! Avete una scala a coppia che parla a coloro? Non c'è, credevo che ci fosse. No, vabbè, adesso. Abbiamo fatto tornare per un momento la banda perché possiamo ricevere insieme la benedizione delle due sante riunite, Santa Lucia e Santa Venera. Noi ricordiamo gli incontri di queste sante vergini. Santa Lucia che si reca a Catania a trovare Sant'Agata. Questa sera è Santa Venera che vuole incontrarsi con Santa Lucia. Ma non vi dice niente, cari fratelli e care sorelle, un insegnamento di questo genere? Noi che siamo così distanti, anche se abitiamo nella stessa casa, vicini di casa, nello stesso comune o nei comuni vicini. Bene, sia un messaggio allora quello di Venera stasera per la cara Aci Catena, un messaggio di pace, un messaggio di comunione, un messaggio di prosperità economica, morale e spirituale. Con questi sentimenti accogliamo la benedizione, ripeto, delle due sante riunite insieme, che intercedono per noi presso il Signore con l'intercessione della Vergine Santissima per una grazia abbondante su questi due comuni, Aci Reale, Aci Catena, e per riflesso a tutta la nostra cara diocesi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Per intercessione della Vergine Santissima e delle Santi Vergini e Martiri, Lucia e Venera, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, discenda su tutti i vostri cari, soprattutto se ammalati, infermi, sofferenti, disoccupati. Discenda con una carezza su tutti i bambini, discenda su Aci Catena e Aci Reale la diocesi, e vi resti sempre. Amen. E viva Santa Lucia e Santa Venera!
prosegue, dottore.